La puntura. Tutto sta come si fanno le iniezioni. Quella mamma tiene la mano delicata. A questo pure gli farai fare la fine di tuo marito. Mio marito teneva l'arteriosclerosi. Si rifiutava di fare la cura che dicevi io perché non mi credeva. Ma io lo sapevo benissimo che si era rimbambito. E si capisce, l'hai rimbambito tu. Mi parla, parla. Devi vedere chi ti sente. Giuliane, hai avuto notizie del provino? Ancora niente. Perdiamo tempo. In questa casa uno che si vuole occupare di qualcosa perde tempo. Giulianella ha ragione, scusate. Io non capisco perché ti interessi così tanto dei fatti di Giulianella. Perché non sono la zia. Ma ci siamo noi che siamo i genitori. Io ho fatto una cosa buona, però. Federico non è della stessa idea e si sono contrastati. Perché Federico è un ignorante. Zia Mamè, ma io sto qua. E perché non ti avevo visto, lo so che stai qua, ma o ci stai o non ci stai, sempre ignorante sei. E grazie assai. Come mio fratello, che è praticamente analfabeta. Io sarei praticamente analfabeta. Peppi, tu scrivi intelligente con due G e cuore col Q. Io scrivo cuore col Q. In una lettera che mi mandasti da Milano. Cioè, se quella è la penna sotto sotto può sfuggire, no? Io non mi faccio capace. Uno scrive una lettera piena di affettuosità verso la sorella e viene ripagata con il giudizio.